arrivato il momento di avviarci verso la conclusione e lo facciamo parlando del lavoro degli immigrati e di come stia crescendo tra gli italiani, grazie al cielo, la consapevolezza di quanto sia prezioso il lavoro degli immigrati. Certo, qui da noi c'è ancora tanta gente, anche di un certo livello, che è convinta o fa finta di essere convinta che l'immigrazione porta delinquenza. Ma sappiamo bene che tra gli immigrati chi delinque è una minoranza e che la gran massa di loro è qui per lavorare. E allora perché guardarli tutti con sospetto, come se fossero potenziali criminali, invece di individuare ed espellere quelli che delinquono per davvero? Per esempio, quel tale energumeno che all'inizio di agosto in una strada di Milano ha ammazzato di botte una povera donna filippina che neanche conosceva, non era soltanto un immigrato irregolare, ma aveva anche un bel precedente penale per furto. E allora perché non hanno cacciato via lui, invece di rendere la vita difficile agli altri? Questo io mi domando. Comunque, la Costituzione e la giurisprudenza dei tribunali e della Corte di Cassazione riconoscono al lavoratore straniero gli stessi diritti che spettano a quello italiano. Chi assume la posizione di lavoratore subordinato, per esempio, ha diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente ad assicurargli un'esistenza libera e dignitosa. Ha diritto al riposo settimanale e a un periodo di ferie retribuite, ma soprattutto ha diritto a non essere soggetto a nessuna di quelle discriminazioni elencate nell'articolo 3 e nemmeno dovrebbe essere fonte di discriminazione il fatto che il lavoratore straniero sia un immigrato irregolare. In questo caso uso il condizionale perché questa, ahimè, è molto spesso una pia illusione e vedremo in fondo di puntualizzare qualcosa. Il livello di osservanza poi di questi precetti a favore del lavoratore straniero è piuttosto disuguale a seconda della situazione. Gli immigrati regolari, non essendo ricattabili, sono abbastanza protetti da questa normativa. Molto meno protetti sono invece gli immigrati irregolari. In sostanza ci sono luci e ombre. Si spazia dalle isole felici dove la diritta via non è stata mai smarrita fino alle situazioni più agghiaccianti di sfruttamento quasi schiavistico da parte di mafia, 'ndrangheta e camorra, dove la diritta via non è mai esistita. Quelle che sembrano vivere con maggior serenità e con trattamenti per lo più conformi alla legge, la loro condizione lavorativa di badanti, collaboratrici domestici e tate sono le donne immigrate da paesi andini e anche dalle Filippine. Peruviane e ecuadoriane sono evidentemente avvantaggiate anche dal fatto di parlare la lingua spagnola, che non è molto dissimile dall'italiano, però molte di loro parlano anche tra di loro l'antica lingua degli Incas, la lingua quechua, specialmente quando provengono dalle zone montuose del Perù e dell'Ecuador. La lingua quechua è una lingua misteriosa, affascinante, musicale anche, e poi ha questa storia veramente nobile alle spalle, gli Incas. Bene, una di queste signore si chiama Alejandrina Bolaños, è addirittura una studiosa di lingua quechua e vive anche lei in Italia e ha tradotto per noi l'inizio della Divina Commedia nella lingua degli Incas. La prima terzina. Causai pacciaupi gli annimpi tutaiach yun capi sapaglia i purich ricucumi. Si uc gnampitach cincasca caran, si uc gnampitach, è la diritta via in quechua.